Benvenuti in questa nuova Flash News per Fair Play. La Juventus vince anche quest'ultima partita del suo girone di Champions League contro il Servette 4-0 e si aggiudica quindi una storica impresa sia per il club che per il calcio femminile italiano stesso. Vince 4-0, il Wolfsburg invece dall'altra parte contro il Chelsea porta a casa la partita segnando 3 gol, 3-0 anche per il Wolfsburg. La classifica quindi si chiude con tutte e tre le squadre a 11 punti, Wolfsburg, Juventus e Chelsea, dove la differenza quindi la fanno gli scontri diretti e la differenza reti. Il Wolfsburg quindi si trova clamorosamente al primo posto in classifica, non si sarebbe mai detto prima di ieri sera, subito dietro la Juventus, seconda e quindi qualificata, e poi il Chelsea, anch'esso clamorosamente escluso dalla Champions dopo la finale dell'anno scorso, probabilmente nessuno se lo sarebbe aspettato. Il Servette invece è a 0 punti e con la partita di ieri arriva una differenza reti di meno 23, 0 gol fatti. Segnano Lina Hurtig per la Juventus al 12esimo, poi Cristiana Girelli al 20esimo e al 64esimo minuto, entrambi i due gol su rigore, tirati molto bene. Il portiere aveva anche intuito l'angolo entrambe le volte, ma erano calciati veramente molto molto bene, molto potenti, e hanno permesso a Girelli di siglare una doppietta in quest'ultima partita di Champions. E poi chiude i giochi Agnese Bonfantini al 90esimo, che segna anche in Champions League dopo essere subentrata a partita in corso. Adesso quindi il 20 dicembre alle 13 ci saranno i sorteggi per i quarti. Insieme alla Juventus sono arrivate seconde nei rispettivi gironi Arsenal, Bayern Monaco e Real Madrid, mentre prime come il Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Barcellona e Lione. Dunque non resta che aspettare il 20 alle 13 per i sorteggi e goderci sicuramente questo momento come uno dei più importanti, sicuramente storici, per il movimento del calcio femminile e per la Juventus. Per altre flash news seguiteci sempre qui su Fair Play, storie di calcio, storie di vita.